Bene amici, allora qua vedete solamente i cartoni perché mio marito l'ha già messa in freezer e appunto come vi avevo già detto una volta a settimana la pizza la mangio, quindi va bene anche queste qui surgelate, non per forza quella della pizzeria, questa è molto buona, era in offerta e l'ho presa, poi magari non mi mangio questa, mi mangio quella della pizzeria, però va benissimo anche questa perché è molto buona, tra quelle surgelate questa è buona. Alla fine non è che sia alta perché così non è alta come quella al trancio, ecco. E trovo che sia una buona pizza. Voi che ne pensate? Fatemi sapere se anche a voi piace questa pizza qui, la regina alta. Secondo me tra le pizze margherita questa è la migliore. Poi butto qui perché vado a buttare il cartone. Poi mio marito mi ha chiesto le focaccine, io questa volta non le mangerò, ma si possono surgelare. Infatti, non so se ne mangia tre o quattro. Quante ne mangi? E Non lo so, ne mangerò due. No, due no, le tre. altre si vanno a congelare. Quindi, queste sono focaccine rotonde, 3,70 euro. E sono state fatte oggi, appunto, stanotte alle 2,37. Poi, per me, ho preso arance. Per la spremuta, ho trovato solo queste da 4 e sono bucce edibili, vuol dire che si può mangiare, ma io ci faccio la spremuta, non mi mangio la buccia. Comunque niente, sono di Esselunga e sono molto grosse. Poi ho preso l'ananas a fette perché ho visto che praticamente l'ananas quello grosso, ho provato a prenderlo, tagliare, non riesco a mangiarlo tutto perché lo mangio solo io. E va a finire che poi diventa brutto, si marcisce e quindi è uno spreco. Questo costa un po' di più, però è anche già tagliato e è così. E ananas non è con sciroppo, quello che vedete è il succo naturale dell'ananas. Quindi questo è solamente ananas tagliato a fette e messo nella vaschetta. E quindi è ottimo, questo qua brucia i grassi. E questo fino al 12 maggio dura, se lo mettiamo in frigo così mangerò tipo due fettine, insomma questo mi durerà un bel po' di giorni. Poi magari dico a mio marito di assaggiare anche lui, magari si prende una buona abitudine. Poi il crudo, questo qua dell'Acitterio, taglio fresco, quello magro con meno 50% di grassi, è un 70 grammi. E ne ho presi due, che questi qua li mangiamo. Come notate, non stiamo comprando più affettati della gastronomia, così, ma quando prendiamo questi qua, che questo comunque è magro e nulla. Poi ho preso il gelato, questo qui alla nocciola, e questo qua l'ho preso per poterlo assaggiare, vediamo un attimino, visto che mi è stato dato il via libera per poter mangiare un po' di gelato. È preferibile quello dell'artigianale, quello fresco, però anche questo faccio comunque non un bicchiere pieno, un pochettino e poi vedo insomma come si comporta la glicemia, però sicuramente se lo mangerà mio marito, questo qua alla nocciola, tra l'altro di Esselunga non l'avevo mai visto alla nocciola ed essere una novità. Poi questa era un'offerta, le spinacine aia, sono comode perché si lasciano in freezer. Sono tre, ma noi ne mangiamo una, quindi questo va bene per 3 volte. Magari tipo se una sera mio marito si mangia la pasta, io mi mangio la spinacina che è rimasta, ecco. Magari noi la lasciamo nel cartone, la mettiamo nel sacchetto quelli per congelare, appunto, e ci scriviamo la data di scadenza. E sono molto buone, queste accompagnate con dei pomodori ti fa la cena. Molto molto buone, le ho già mangiate. Noi le facciamo o al forno o con la friggitrice ad aria. Poi ho preso il necessario per fare l'insalata di riso. Qua si è bagnato perché c'erano le cose surgelate. Allora ho preso l'Emmental. Questo qua perché allora se questo qua se l'è mangiato tutto mio marito e anche il Tilsit. Io solitamente uso il Tilsit per insalata di riso che però farò settimana prossima, non adesso. E quello dell'insalata di riso sarà diciamo io il primo mantenimento perché io settimana prossima inizio a fare il mantenimento per 3 settimane e poi riprendo la dieta. Però ho visto commenti che faccio tutto da sola,
non ho nessuno che mi segue, veramente, cioè, lasciano il tempo che trovano, manco sto a rispondere, sono seguita e piantatela. Quindi ho preso questo perché è buono anche questo per fare insalata di riso. Ho preso appunto i cubetti di prosciutto cotto per fare l'insalata di riso. Ho preso il riso blonde, quello per insalate e apposta proprio. E come condimento ho già in casa della Bonduel Tris Mediterraneo al vapore, io metto quello e poi metto i peperoni a filetti, quelli sott'aceto, che poi li sciacquo e metto quelli, e poi metto anche questi, i Wooster, questi qua. Ovviamente non ne metterò 4, se non lo so quanti ne metto, però ragazzi, cioè, i Wooster hanno 0,5 carboidrati e 0,5 di zuccheri. E poi devo fare il mantenimento, non devo perdere peso, lo devo fare per 2-3 settimane, insomma. E quindi va bene, ci sta l'insalata di riso, la mangio appunto per fare il mantenimento. Poi questi li ho presi perché mi piacciono, erano finiti, e questi qua li ho sempre presi in dieta, mezzo di questo, sono molto buoni, anche qua 0,5 carboidrati, 0,5 di zucchero, e va bene, io devo stare molto attenta ai carboidrati e allo zucchero. E poi una confezione di salame, non mi ricordo se era in offerta questo, non lo so. Questo qua facciamo una fetta, cioè una fila mio marito, facciamo metà di questa confezione che è 70 grammi, quindi sono praticamente 35 grammi a testa, cioè va benissimo. Una fila sarebbe un panino per un bocconcino. Poi l'asiago per avere il formaggio in casa, magari da mangiare quando con un secondo accompagnato, un pezzettino, ovviamente in dosi moderate. Le mozzarelle, questo qua light, finalmente lo trovate, questa qua Santa Lucia, la leggera, perché col pomodoro, l'insalata, la mozzarella che è fresca, soprattutto che andiamo incontro all'estate, e questa è quella più magra che c'è sul mercato, e quindi ho preso questa. Poi i cuori di lattuga, buonissima, 200 grammi, fatemi vedere la scadenza. Questa scade il 12, si deve bene. Poi ho preso un ammorbidente della Lenor, questo qua al profumo di gelsomino scarlatto e rose de mai. Rose de mai, boh, è nuovo? O è sempre stato così? Boh, non lo so. Poi ho preso a mio marito le camille, questa qua, che erano in offerta. E tra tutte le brioche più ipercaloriche, queste sono quelle un po' più sane. E poi per me ho preso questo qui, il Bio Oil 60 ml, sì, perché Esselunga vende anche questo, e questo qua va benissimo per le cicatrici e le smagliature, soprattutto io l'ho preso per le smagliature vecchie che non sono rosse, ma voglio vedere, insomma, e comunque aiuta anche a migliorare l'aspetto delle smagliature, e comunque anche l'elasticità della pelle, tutto quanto, e sono curiosa appunto di provarlo, questo Bio Oil, non so chi l'ha provato, mi faccia sapere, e niente, l'ho voluto prendere, cioè applicare 2 volte al giorno per un minimo di 3 mesi. Ah, questo qua va bene anche per l'invecchiamento della pelle, disidratazione cutanea. Ah, aiuta a distendere le rughe. No, ma io non l'ho preso per le rughe, l'ho preso per le smagliature, che, ripeto, sono vecchie le mie smagliature. Tra l'altro va bene anche per le cicatrici. Io cicatrici non ne ho, a parte una sul ginocchio, ma sinceramente ero piccolina, non me ne frega niente. Poi, sempre a mio marito, gli ho preso, cerco di prendergli le merendine sane, il cornetto integrale alla nocciola, così buonissimo. Ecco, mi fa piacere, così almeno so che mangia un po' più sano nel mangiare schifezuole, perché comunque lui non ha il diabete e può mangiare. Lui comunque ha praticamente raggiunto quasi il suo obiettivo, di fermarsi proprio anche con la dieta, mancano proprio pochi chili. Poi, sempre a mio marito, per fare merenda ho preso i michetti dorati al forno della Mulino Bianco, questi gli piacciono tanto,
E allora li ho presi. Non ho trovato i fiori d'acqua, amore. Tanto buoni. I fiori d'acqua sono nella confezione verde, sono molto, molto dietetici. E questi non vedo quanto è. Ah, sono 295 grammi. Poi io ho preso i nascondini, questo pacco gigante, perché erano in offerta. E quindi ovviamente lo metto tutto sotto chiave, perché se no mi metto così e mangia tutto. E quindi niente, è questo per la colazione. Poi per le bimbette pelose i croccantini, questi qua della Ultima Nature, quelli con frutta e verdura, questi sono i migliori, loro piacciono tanto. E poi penso sì, per finire ho preso le pappe, ho trovato le pappe in offerta e, da Esselunga, da Tigros costano 1,99, mentre da Esselunga 1,68 euro. E ne ho comprate 6 confezioni, così hanno un bel po' di scorta legate, e quindi nulla. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, fatemi sapere del bio oil, e nulla, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima, ciao!